Nottingham Forest. Dopo parleremo con Dario, che è il proprietario, il barman, il deus ex machina di questo locale. Ma questo legno che vedete qua, spero che si possa vedere, è legno Takamaka delle Antille. Il posto è molto particolare, ma per una volta tanto noi non vi parleremo di un posto particolare per il look. Vi parleremo dei cocktail più buoni d'Italia. Nottingham Forest, Milano, Viale Piave, Dario Comini. Un nome, una leggenda. Io ormai lo conosco da tanto tempo e non mi stupisco più di niente. Dopo i cocktail con il laser, quelli con la sferificazione e quelli non si sa più cosa, perché ormai ci siamo inventati di tutto. Allora, questa sera per esempio abbiamo visto il Polonio 210, che già ci ricorda le spie russe, ci ricorda di tutto di più. Allora, spiegaci un po' questo cocktail. Polonio 210, a dispetto del nome, è un cocktail molto semplice da preparare. È preparato in un grande bicchiere con della vodka russa, a cui viene aggiunto un'essenza di guaranà, del guaranà che viene ristretto e poi aggiunto ad alcol, acqua tonica, ma l'ingrediente principale, l'ingrediente che lo rende il pentolone degli stregoni, è il CO2 compresso. CO2 che viene compresso ad altissima pressione raggiunge una temperatura di meno 82 gradi sotto zero. Questo fa sì che sublimi, cioè passi dallo stato solido allo stato gassoso, generando un fumo molto scenografico e che ricorda un po' i calderoni degli stregoni. Infatti ricorda un po' Mago Merlino, ma a parte Mago Merlino poi vediamo anche il Cube. Il Cube è questo cocktail che ha una presentazione dentro un pentolino, un po' da omelette, nel senso, però se ci spieghi anche questo ci fai una cortesia. È un cocktail homemade, partendo già dalla preparazione. La preparazione viene fatta in un pentolino in cui i frutti rossi vengono cotti al momento e aggiunti di spezie tipo cannella, noce moscata, flambati, quindi è molto scenografico. Tutto questo viene shakerato con della vodka e del succo di lime. A questo punto il cocktail viene servito in un cubo di cristallo, da cui il nome, Cube. È un cocktail interattivo perché a parte viene servita una riduzione a scelta del cliente, cioè un liquore, un cocktail oppure un'essenza che vengono cotte a lungo finché si riducano al fine di un estratto a cui viene aggiunto alcol a 95 gradi e viene servito al cliente dentro un contagocce in una piccolissima quantità. Il cliente può così aggiungere questa essenza al drink e cambiare totalmente il sapore del cocktail durante la bevuta, due sapori nello stesso contenitore. Noi ringraziamo Dario, però ricordiamo anche che il mio cocktail preferito è uno solo ed è al risotto allo zafferano, ma questo non ve lo raccontiamo questa sera. Ciao. Avevo detto che del daiquiri al risotto alla pescatora non ne avrei parlato. Mi dispiace. Non ho resistito. Quindi io me lo bevo, però vi invito ad assaggiarlo.